Una buona domenica da Alessandro Di Bussolo del Centro Televisivo Vaticano. Siamo collegati in diretta con Piazza San Pietro per pregare con Benedetto XVI e i fedeli che sono radunati numerosi, li potete vedere, ai piedi del Palazzo Apostolico. Tra qualche istante il Papa si affaccerà dalla finestra del suo studio che dà su Piazza San Pietro per recitare con noi la preghiera mariana dell'Angelus, in questa che è la 28ª domenica del tempo ordinario, nella quale la Chiesa ricorda San Callisto I, primo Papa e martire. Il Sinodo dei Vescovi ha già vissuto la sua prima settimana. Ieri, alla presenza del Papa, giornata di lavoro anche il sabato, nella quale i padri sinodali hanno auspicato una primavera cristiana che contribuisca, grazie alla nuova evangelizzazione, allo sviluppo di una vera primavera araba di democrazia, libertà, giustizia e pace contro tutte le forme di violenza e di soppressione dei diritti. Citati quei paesi, contro i cristiani, sono atti, hanno affermato i vescovi, che deformano il volto dell'Islam moderato. Da qui l'invito a promuovere il dialogo interreligioso, soprattutto attraverso la testimonianza della vita quotidiana. Ma la settimana è stata segnata anche da due appuntamenti importanti. Giovedì 11 ottobre, 50° anniversario dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e giorno d'inizio dell'anno della fede indetto da Benedetto XVI. In questa piazza la mattina c'è stata la celebrazione della Santa Messa, la presenza anche di un piccolo numero di padri conciliari dei 70 ancora viventi che hanno potuto prendere parte alla celebrazione. E in serata la fiaccolata che ha fatto memoria dello stesso gesto di 50 anni prima, alla quale hanno partecipato circa 40.000 persone, un evento proposto e promosso dall'Azione Cattolica Italiana dal titolo La Chiesa Bella del Concilio. E da questa finestra Benedetto XVI si è affacciato, ricordando il celeberrimo discorso alla Luna di Giovanni XXIII, ha chiesto anche lui di tornare a casa a dare un bacio ai bambini, dicendo che è del Papa. Anche oggi noi siamo felici, ha detto Benedetto XVI, ricordando l'entusiasmo di quelle giornate di 50 anni fa. Portiamo la gioia nel nostro cuore, ma direi una gioia forse più sobria, una gioia umile. In questi 50 anni abbiamo imparato e sperimentato che il peccato originale esiste e si traduce sempre e di nuovo in peccati personali, che possono anche divenire strutture del peccato. Abbiamo visto che nel campo del Signore c'è sempre anche la zizzania. Abbiamo visto che nella rete di Pietro si trovano anche pesci cattivi. Il Papa quindi ha riconosciuto che la nave della Chiesa sta navigando anche in vento contrario, attraverso le tempeste. Ma negli ultimi 50 anni abbiamo anche sperimentato, naturalmente, la presenza del Signore, la sua bontà e la sua forza. Il Signore non ci dimentica, ha rassicurato Benedetto XVI, crea carismi di bontà e di verità che illuminano il mondo. Cristo vive ed è con noi anche oggi e possiamo essere felici anche oggi perché la sua bontà non si spegne, è forte. Dicevamo in mattinata la Santa Messa di apertura dell'anno della fede, ma si sono aperte le tende della finestra dello studio del Papa, preghiamo con Benedetto XVI. Car-
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ha come tema principale quello della ricchezza. Gesù insegna che per un ricco è molto difficile entrare nel regno di Dio, ma non impossibile. Infatti, Dio può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla alla solidarietà e alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ed entrare cioè nella logica del dono. In questo modo essa si pone sulla via di Gesù Cristo, il quale, come scrive l'Apostolo Paolo, da ricco che era, si è fatto povero per noi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Come spesso avviene nei Vangeli, tutto prende spunto da un incontro, quello di Gesù con un tale che possedeva molti beni. Costui era una persona che fin dalla sua giovinezza osservava fedelmente tutti i comandamenti della legge di Dio, ma non aveva ancora trovato la vera felicità. E per questo domanda a Gesù come fare per avere in eredità la vita eterna. Da una parte egli è attratto come tutti dalla pienezza della vita, dall'altra, essendo abituato a contare sulle proprie ricchezze, pensa che anche la vita eterna si possa in qualche modo acquistare, magari osservando un comandamento speciale. Gesù coglie il desiderio profondo che c'è in quella persona e annota l'Evangelista fissa su di lui uno sguardo pieno di amore, lo sguardo di Dio. Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole di quell'uomo, è proprio il suo attaccamento ai suoi molti beni, e perciò gli propone di dare tutto ai poveri, così che il suo tesoro e quindi il suo cuore non sia più sulla terra, ma in cielo, e aggiunge, vieni, seguimi. Quel tale però invece di accogliere con gioia l'invito di Gesù, se ne va via rattristato, perché non riesce a distaccarsi dalle sue ricchezze, che non potranno mai dargli la felicità e la vita eterna. E a questo punto che Gesù dà ai discepoli, anche a noi oggi, il suo insegnamento. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero sconcertati. E ancora di più dopo che Gesù abbia aggiunto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ma vedendoli attoniti disse, impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Così commenta San Clemente di Alessandria, la parabola insegna ai ricchi che non devono trascurare la loro salvezza come se fossero già condannati, né devono buttare a mare la ricchezza, né condannarla come insidiosa e ostili alla vita, ma devono imparare in quale modo usare la ricchezza e procurarsi la vita. La storia della Chiesa è piena di esempi di persone ricche che hanno usato i propri beni in modo evangelico, raggiungendo anche la santità. Pensiamo solo a San Francesco, Santa Elisabetta di Ungheria o a San Carlo Borromeo. La Vergine Maria, sede della sapienza, ci aiuti ad accogliere con gioia l'invito di Gesù per entrare nella pienezza della vita. Angelus Dominum servit Maria. E concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Dignificiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, ieri a Praga sono stati proclamati beati Federico Bachstein e 13 confratelli dell'Ordine dei Frati Minori. Essi furono uccisi nel 1611 a causa della loro fede. Sono i primi beati dell'anno della fede e sono martiri. Ci ricordano che credere in Cristo significa essere disposti anche a soffrire con Lui e per Lui. Cari pellegrini di lingua francese, in questo inizio dell'anno della fede, il Vangelo di oggi ci invita ad abbandonare tutto per seguire Gesù. Non dobbiamo aver paura di vivere e proclamare la nostra fede in Dio. Ancora oggi vivere per Dio ci obbliga a fare delle scelte per andare avanti. Sono scelte a volte difficili, ma noi sappiamo che Dio è con noi e ci aiuta a fare il bene, perché la Sua grazia ci precede sempre. In questo mese del Rosario rivolgiamoci alla Vergine Maria. Ella ha saputo accogliere e vivere la parola di Dio. Affidiamo a lei le nostre famiglie e tutti i partecipanti riuniti qui nel Sinodo per riflettere e discutere sulla nuova evangelizzazione. Buona domenica e buona settimana a tutti. Saluto tutti i visitatori di lingua inglese presenti oggi. Durante questo anno della fede possiamo noi, come l'uomo del Vangelo di oggi, avere il coraggio di chiedere al Signore che cosa possiamo fare di più, soprattutto per i poveri, le persone sole, i malati e i sofferenti, in modo da essere testimoni ed eredi della vita eterna che Dio promette. Su tutti voi invoco le abbondanti benedizioni di pace di Dio. Saluto molto cordialmente tutti i pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Nel Vangelo di oggi Gesù risponde ad un uomo che lo interroga sulla via sicura per la vita eterna. Il Signore indica al suo interlocutore i 10 comandamenti e gli consiglia di abbandonare le sue ricchezze. Dio vuole trasformare il nostro cuore affinché diventiamo capaci di dire il sì dell'amore e di compiere la volontà di Dio. Così egli ci guida al vero tesoro, la comunione con Lui, che è inesauribile. Auguro a tutti voi una domenica gioiosa e di riposo. Saluto i pellegrini di lingua spagnola con affetto.
Presenti in questa orazione mariana. Presenti a questo Angelus, la liturgia della parola di questa domenica chiede l'adesione incondizionata alla persona di Cristo, in modo che, al di là della mera osservanza esteriore e formale del precetto divino, siamo in grado di mettere il nostro cuore nell'unico che dà la vita. La Vergine Maria, sede della sapienza, ci aiuti ad accogliere il dono della fede, in modo che, abbandonati nell'amore di Dio, rispondiamo con generosità alla sua chiamata. Buona domenica. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini provenienti da Dobri Zomlhan in Slovenia. In occasione del 250° anniversario di costruzione della vostra chiesa parrocchiale, siete venuti a Roma in segno di riconoscenza per il dono della fede. Il mio augurio oggi è che la vostra chiesa sia spesso affollata e che i vostri cuori in essa siano sempre colmi di rinnovata grazia e fortificati nel bene. A voi e all'intera vostra parrocchia imparto di cuore la mia benedizione. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi in Polonia e anche nelle parrocchie polacche nel mondo celebrate la giornata del Papa con il motto Giovanni Paolo II, Papa della Famiglia. Vi ringrazio per questo segno di unità con la Santa Sede, per le vostre preghiere e per il sostegno dei giovani borsisti della Fondazione Opera del Nuovo Millennio, che prepara questa giornata. Auguro che in ognuna delle famiglie polacche risplenda il vivo fuoco della fede, del bene e dell'amore evangelico. Vi benedico di cuore. Infine saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana. In particolare il corpo musicale San Luigi di Vedano a Lambro, i crisimandi della parrocchia di Santa Giulia in Torino, i partecipanti all'Icora di San Marino, Città del Vaticano. A tutti auguro una buona domenica, buona settimana. Grazie, buona domenica a tutti voi. L'applauso e l'entusiasmo dei numerosissimi fedeli oggi in Piazza San Pietro saluta il rientro di Benedetto XVI nel suo appartamento. Abbiamo sentito il riferimento all'episodio del Vangelo di questa domenica, l'incontro di Gesù con il ricco che gli chiede cosa fare di più per entrare nel regno di Dio. Dio, ha detto il Papa, può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla alla solidarietà e alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ad entrare cioè nella logica del dono. In questo modo essa si pone sulla via di Gesù Cristo. Il Papa poi ha citato San Clemente quando ha voluto spiegare che nulla è impossibile, come dice Gesù, nulla è impossibile a Dio, e quindi anche riuscire a far entrare nel regno di Dio chi possiede ricchezze. San Clemente di Alessandria infatti dice che la parabola insegna ai ricchi che non devono trascurare la loro salvezza come se fossero già condannati, né devono buttare a mare la ricchezza né condannarla come insidiosa, ma devono imparare in quale modo usare la ricchezza per curarsi le vita. L'esempio sono, ha concluso il Papa, i santi che erano persone ricche come San Francesco, Santa Elisabetta d'Ungheria o San Carlo Borromeo. Sulle immagini dei fedeli che lasciano Piazza San Pietro in questa domenica di sole qui a Roma, Alessandro Di Bussolo del Centro Televisivo Vaticano ringrazia tutti voi per aver voluto seguire insieme questo appuntamento e pregare con Benedetto XVI. Un grazie ai tecnici del CTV e della Radio Vaticana che hanno reso possibile questo collegamento in diretta con Piazza San Pietro, e un arrivederci all'udienza generale di mercoledì.
è un appuntamento importante come la canonizzazione di 7 nuovi santi per domenica prossima 21 ottobre. Saranno i primi santi, oggi ci sono stati, ieri ci sono stati a Praga i primi beati, i primi santi dell'anno della fede, domenica 21 ottobre. Ancora una buona domenica a tutti voi.